A presentare due atlete finaliste con la cintura bianca Fiandino Samantha Dojo Equipe Bologna e con la cintura rossa Luciana Federico del Akiyama Settimo Torinese. Allora, finale categoria 57 kg tra Fiandino Samantha del Dojo Equipe Bologna e Luciano Federica dell'Akiyama Settimo Torinese. Un altro atleta in finale dell'Akiyama Settimo, anche queste due finaliste nuove, perché l'altro anno il titolo andò alla Righetti e Ripandelli Francesca, quest'anno Fiandino per la terza. Adesso qui Fiandino a cercare di migliorare, è già migliorata la sua posizione perché terza l'anno passato, certo. Adesso si trova in finale, ma vediamo se riesce a conquistare. Fiandino leggermente più piccola, sì, più quindi piccola, più compatta, l'altra un po' più lungilinea. È una ragazza che in questi ultimi anni vediamo subito bene, che è seguita, si è trasferita a Bologna ed è seguita da Paolo Natale. Da Paolo Natale, sì, sì. Quindi anche lì è curioso vedere, non so se poi la regia lo inquadrerà. Paolo Natale, che ha una caratteristica che incita i suoi collaboratori in tribuna con la mano. Esatto. Ora lo vediamo. Sei dopo molto profonda, adesso l'ha già fatto questo gesto. No, prima, dopo sì. Lo rifarà quando. Ma adesso lo vediamo. Come non si può parlare? Non si può parlare al gol. Chiede la clac e vediamo, sì, si interruzione delle protezioni probabilmente non regolari. Ripartiamo di nuovo da questo 3:25. Fiandino Samantha, Dojo Equipe Bologna, Luciano Federica, Akiyama Settimo. Ecco lo sotodoshi di Fiandino, risponde prendendo la presa alta, lotta sulle prese, ludono a vicenda le prese pericolose, più contatto, cerca Ucigari, ottimo Vazzari. Vazzari, vediamo che Tognolo chiede il pon perché dice che è cascata di schiena di piatto. Se vediamo un momentino, si alza, però non vediamo se l'arbitro non ha dubbi. Bagnoli, non ha dubbi, è giusto anche così, secondo me. Era, sì, abbiamo visto Bagnoli che è un altro atleta molto forte che è passato a fare l'arbitro. Era giusto Vazzari. Sì, è giusto. E intanto vediamo Luciano Federico che continua ad attaccare con questa presa alta, riesce a chiuderla, è passiva e probabilmente scatterà una sanzione di sanzione per ostruzionismo. Adesso reagisce, sì. Samantha deve comunque aprirsi adesso, anche se manca molto sì, tempo. Sì, l'ha portata al bordo, attenzione che potrebbe uscire, infatti è uscita. È stata abile qua su vediamo, questo attacco a girare. Vediamo, attaccato subito, sì. Altrimenti ci sarebbe una sanzione per uscita. Vediamo che Bagnoli chiede conferma. Sì. Chiede conferma agli altri due arbitri su questa azione, vediamo. Molto deciso dico, Lorenzo Bagnoli. Sì, ha una buona personalità, nonostante da poco che arbitri, sia lui che Pino Maddaloni stanno facendo un buon lavoro come arbitri. Sì. Vediamo quale sarà il responso degli altri due arbitri che riguardano l'azione sul monitor, intanto noi la rivediamo qua, niente, si riparte e quindi parte di nuovo sì, Fiandino alla adesso carica. La Fiandino deve recuperare questo Vazzari, vediamo, attacca Ucigari anche lei, e beh, adesso presa alta e si butta giù, continua a attaccare, ottimo. Bene, bella, ha risposto bene, sta reagendo e sì, è andato all'attacco la Samantha Fiandino, deve comunque aprirsi, deve cercare comunque di entrare nella guardia della avversaria. È una caratteristica del judo, quando uno va in vantaggio che si ferma e l'altro che sembra che sia più debole poi cambia tutta la situazione, diventa più aggressivo, questo fatto psicologico. Ancora vedete, attaccare, ancora attacca, ancora. Bello, sotocario, sotodoshi, aragoshi è pericolosa, essendo un po' più alta, e adesso sta pagando un po' questa ansia di portare a termine questo incontro con un Vazzari di vantaggio, che è un classico di chi sta vincendo all'inizio il bel vantaggio di un Vazzari, e quindi molti atleti anche con allenato di alto livello hanno questa questa caratteristica che vanno in vantaggio e si preoccupano invece di pensare solo al vantaggio e devo continuare così, vanno in ansia.
e vediamo che è scatenata. Sì. Oh! Perfetto, Hippon. Bello! Che Hippon. E anche qui che oggi tempo. Stiamo vedendo replay, dei cambi replay. Di grande, grande tempo. Bello, Ipponetto. Rieccola qua, e rieccola qua. È un capolavoro questa tecnica, è un capolavoro. Guardate, ha saputo trovare uno, si rialza, riva di nuovo, arriva dietro, ride, Sasai è bellissimo. Sasai, non abbiamo visto nemmeno uno. Uno spettacolo, veramente bello. Samantha Fiandini, medaglia d'oro della categoria 57. Bello vedere come un atleta che va in svantaggio di Vazzari reagisce e l'altro che dovrebbe essere più forte emotivamente invece... Vittoria di Samantha Fiandino nella categoria 57 kg, medaglia d'oro per Dojo Equipe Bologna. E sì, Paolo Natale che si complimenta con la sua atleta. Sì, era stato veramente bello, e mi sembra che l'unico Sasai così che ho visto, guardate, bello, veramente. È stato veramente una grande qualità tecnica. De Asci. È stato veramente una grande qualità tecnica perché è stato veramente Paolo Natale. Paolo